Buongiorno dalla 67esima 100 miglia del Lago di Garda, una partenza questa mattina alle 8.30 all'insegna di una giornata un po' nuvolosa, anzi direi molto nuvolosa e di poco vento. Poco vento che però almeno subito dopo la partenza ha aperto dai suri due lati del lago, lasciando in mezzo una zona di calma, dove però le barche si sono subito gettate. Una partenza che ha visto circa 120 barche sulla linea, ci sono 9 catamarani che saranno impegnati a far vedere la loro velocità nella regata classicissima del Lago di Garda, poi ci sono tutte le altre classi, insomma la 100 miglia, anche se c'è poco vento, è andata in scena con la sua spettacolare partenza. C'è da dire che le condizioni nel corso della giornata potrebbero cambiare, si aspetta solo e soltanto che sopra il Monte Baldo si aprano le nuvole e quindi ci sia un po' di aria da nord. Ancora dalla 67esima 100 miglia del Lago di Garda e sono passate 2 ore e mezza dalla partenza. La partenza che abbiamo detto è stata abbastanza all'insegna del poco vento, con 2 zone di vento dislocate sulle 2 sponde. Dopo 2 ore e mezza di regata la situazione vede al comando un quartetto composto da 2 catamarani, Red e Intelligence, e da 2 monoscafi, 2 libera, Clandestine e Raffica. Su Clandestine c'è la campionessa Giulia Conti, che lo ricordiamo ha partecipato alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro in coppia con Francesca Klapcic. Francesca Klapcic che in questi giorni sta preparandosi per partecipare al Giro del Mondo in equipaggio, la Volvo Ocean Race, che parte il 22 ottobre. Ma ritornando qui sul Lago di Garda, situazione meteo ancora all'insegna dell'incertezza. Tebaldo non si è ancora aperta nessuna occhiata di sole e quindi la situazione è, come dire, stoppata. Vedremo se nel corso della giornata ci saranno delle evoluzioni. Comunque una 100 miglia da seguire. Yeah.
nuovo alla 67esima 100 miglia del Lago di Garda. È uscito il sole, siamo ormai a 6 ore di regata, ricordandovi che la partenza è venuta alle 8.30 di questa mattina con vento forza, praticamente zero. Poi è venuto su qualche cosa lungo le due sponde, le barche hanno cercato la loro strada sulla sponda bresciana o sulla sponda veronese. Alla fine, dopo quasi 4 ore di regata, i primi passaggi, anzi il passaggio dei primi alla boa di Torpole con in testa due catamarani, The Red e Intelligence, seguiti da Tix Wave, altro catamarano, e poi da Clandestine. Questa è la situazione dopo 4 ore, ma siamo arrivati alla sesta ora di regata e al comando c'è Clandestine, la barca su cui ricordiamo c'è Giulia Conti, quindi un monoscafo al comando davanti ai catamarani. Tutto questo, ripeto, dopo 6 ore di regata e quando il sole sta aprendo forse dell'aria da sud, ma dobbiamo ancora vedere come sarà l'evolversi della situazione. Soprattutto dovremo vedere il passaggio qui davanti alla boa di Bogliaco, perché lì veramente si saprà chi è davanti a questa 67esima 100 miglia del Garda. Super direttissima dalla 67esima 100 miglia del Lago di Garda, dietro di me Clandestine, primo alla boa di metà percorso qui a Bogliaco. Al comando c'è Giulia Conti, olimpionica anche agli ultimi giochi di Rio de Janeiro insieme a Francesca Klapsic, ma soprattutto grande sorpresa e grande dominatrice di questa prima fase della regata. Era passata in seconda posizione alla prima boa di Torbole, poi è passata al comando su alla boa in Alto Lago, adesso si appresta alla discesa verso il Basso Lago e alla parte forse più difficile di questa regata. Dietro di lei, ecco, seconda posizione, anzi secondo passaggio alla boa qui di Bogliaco per il catamarano Secure Planet, al comando c'è Farina. La sorpresa non è tanto la sua prestazione alle spalle di Clandestine, ma il fatto che abbia retto anche con queste condizioni di vento molto leggero, che sicuramente non sono le più adatte per i multiscafi. I catamarani, come tutti i multiscafi, hanno bisogno di abbastanza aria per potersi sollevare su un solo scafo ed esprimere al massimo le proprie possibilità. Però si sono difesi, hanno lottato, sono
passati in quarta posizione la boa di Torbole, e adesso come Clandestine si apprestano alla discesa. Per loro sarà una discesa molto impegnativa perché l'aria non è assolutamente stabilizzata, anzi guardando qui dal porticciolo di Bogliaco verso il basso lago sono molto ampie le chiazze di poco vento, dove sul lago il vento non segna assolutamente. Quindi abbiamo questa prima posizione con Clandestine al comando, seguito da Secure Planet, ma come si dice, la 100 miglia riserva sempre tante sorprese e sicuramente anche quest'anno ne potrà mettere in campo una delle sue. A presto!